Buongiorno, benvenuto alla JVC. Come mai è così? Sono così perché sì? Sull'ala, ero sull'ala con la palla, è arrivato Andrani, come si chiama? C'è l'oro e mi ha falciato, certo. Mi ha ucciso, certo. Mano e spalla. Faccio vedere un sorriso. Facciamo un primo piano, eh? Sì. Ok. Faccia decisa. Deciso, ho detto, non da pirla. Deciso, tranquillo. E via, allora la mano non c'è più? La mano è in paranoia. È in paranoia. C'è qualche dic. Il pubblico l'acclama. Devo andare a giocare. Il pubblico l'acclama. Vado. Saluta. Perfetto, perfetto. Arrivederci. Arrivederci. Attenzione a non farsi male. Arrivederci. Arrivederci. Come fa anche sonore? Sì. Come stai facendo sonore? Buongiorno. Si sente anche? Certo. Buongiorno. Buongiorno. Cosa ci fa lei in campo? Primi, pesa il culo, eh. Primi Cerri. Guarda. Ed ecco voi il tenente più figato. Lo stemma. No, questo. Questo è il primo piano. No, non scappi! Un'intervista, Maradona. Cosa sta facendo? La partita è dura, però si sta risolvendo per il meglio, tra due per noi. Che ruolo è? Misto. Perfetto, vai! La salutiamo! Buona partita! Un altro, il medico! Il medico che gioca per... Dai, un affondo! Alla Domenghini, Dio buono! Guarda lì, cammina come una checca! Dai, muoviti! Che tira la palla? Ugo! Niente! Dai, Dio buono! Ecco, faccio di gomma che ha preso la palla! Guarda! Palla! Bello. Io non ho il pallone! Madonna, prende ora! Sale! Ecco il tamocco bianco! Questo qua è di mio cognato, non lo so di preciso, sarà su 1,5. 2? 1,5. Si sega! Sta prendendo? E che vuoi palletta? Uno! Grazie a tutti, che è una scimmia. Cosa è bravo? È una scimmia sia nei peli che ne... Fabio, quanto hai fatto? Non scatta più! Scatta più. Oh madonna, sono capace anch'io, cretino! Anch'io sono capace, ma dai, almeno se sbaglia lui me lo fa! Occhio! No, Fabio, stai fermo! Vai a cagare allora, la prossima volta te la metti nel culo la macchina fotografica! Succede, fa caldo d'altra parte. I giocatori come... Scusa Giorgio, ti interrompo perché per la prima volta nella sua carriera il portiere Valdir Perez ha bloccato un pallone con entrambe le mani. Esatto, vengono avanti con la velocità di Haroldo Thierry, i brasiliani, pensate che avete visto Socrates fare il numero della spigolatrice di Sapri. Esatto, l'abbiamo riconosciuto tutti. Ecco il pallone per Serginho. Un giocatore che è meglio definire come una... Aia! Ed è
Ecco, vedete, Serginho mi ha rubato le parole di bocca. Stavo per dire che Serginho è più che un giocatore, tecnicamente viene definito non un centrale, ma no, un deficiente, perché uno che fa un crossing, guardalo e niente, vabbè, l'ha preso col malleolo, non si sa neanche. Sì, ha fatto un rumore preoccupante. La scheda di Serginho l'avete vista in sovraimpressione, ve la ripetiamo: 34 presenze, 0 gol e 4 autoreti. Per un centravanti non è granché. Sta vincendo l'Italia, le sovraimpressioni ci aiutano. Zoff perde già tempo, è giusto fare così. Va benissimo Zoff che prende la rincorsa in questo momento e calci in avanti. Cerchiamo adesso a questo punto di mantenere il pallone il più a lungo possibile, di perdere tempo. Graziani. C'è una capocciata fra Graziani. Ha perso altri 4-5 capelli in questo scontro Graziani. Ha perso tanti Falcao che lo stava stoppando. Leo Vigildo Junior avanza, si scammana bene. Il soprannome di Leo Vigildo Junior? Te ne ringrazierei Luis molto. Luis Ferdinando spara giù in Moreno. Ti ringrazio, in questo momento invece Socrates che vede un bel... Aia. Ha visto un bel funicolo. Ma Zoff è perentorio. Non si è staccato dalla terra, dal terreno. Zoff però è riuscito ad abbrancare con le sue manone. Un grandissimo portiere, forse un giorno farà addirittura l'allenatore, talmente capisce di calcio. E riparte in questo momento Brunetto Conti. C'è un semina tutte le zolle. Qui al Sarià di precisissimo Barcellona. Il suo lancio. Infatti intendeva servire il guardialine, un suo vecchio amico. Il cameraman, ecco, sì. Infatti che tenta di rilanciare in triangolo. Leandro si controlla le scarpe. Leandro, ricordiamo, si chiama Gatino Lupirto Alvarez de Sierra Leone. Il soprannome suo invece è Leandro. Ogni tanto è un po' strana questa storia dei soprannomi. Zico, bel pallone, Socrates, chiudi! No! Vabbè ragazzi, vabbè, continuiamo a schierare un vecchio in porta, è chiaro che non prende ste palle. Come si fa a prendere un pallone sul primo palo da un metro? Vabbè ragazzi, poi Socrates è andato via in velocità a due giocatori. Ma vogliamo mettere Giovanni Galli, l'astro nascente dei portieri italiani? No, mettiamo Zocchi a 40 anni, è chiaro che poi si prendono queste reti. Sto dicendo che in Inghilterra questi falli non vengono fischiati, perché in Inghilterra è un paese civile, dei tifosi civili. E quindi adesso riparte il Brasile in avanti. Attenzione, Junior che la mette al centro. Ed è giusto? No. Vabbè allora l'arbitraggio c'è ostile. Non ce la faremo mai. Non ce la faremo. Questo arbitro Klein, un arbitro israeliano, ci sta tartassando. Ammonito Gentile, lo trovo ingiusto. Era un intervento pulito. Pulito sulla palla. Gentile, un uomo che secondo me anche fra 10-15 anni ognuno si potrà ricordare delle sue imprese in questo mondiale spagnolo. E sta soffrendo di questa ingiusta punizione, l'avete visto? È un uomo sensibile. Ecco, un ottimo anticipo. Cosa fa? Allora, mettila sul dischetto, fai la tirare palla era nostra e allora si rifà. Attenzione, no, il problema è che adesso si mettono a giocare a bandiera, vedete c'è il fazzoletto in mezzo. Forse è l'unico modo per vincere. Però i giocatori non danno retta all'arbitro, se ne fregano. Ha chiamato il numero 6, non è corso nessuno, quindi forse si riprenderà per fortuna a giocare a calcio. Notate che i giocatori sono molto, molto sudati, tutti tranne Der, che invece è unto d'olio. I giocatori, ti sei visto il tuo stato? Comunque, no. Vabbè, ma c'è un retroscena, perché Der, avendo vinto per 3 volte il campionato mondiale della sagra, di pure con parole tue, no, volevo dire che ha vinto per 3 volte la sagra del maiale unto di Belo Horizonte, per cui ha conosciuto questa tecnica di ungersi per sgusciare meglio gli avversari. Va bene, e l'ha fatto proprio. Va bene, ti ringraziamo moltissimo Giorgio e ricominciamo a commentare questa partita. Stavo mangiandomi un canino anziché parlare, comunque non importa, la palla va a Tardelli, pallone in avanti Antonioni. Dobbiamo, secondo me, ricominciare ad aver fiducia in noi stessi e soprattutto Gentile nei suoi piedi, che non ha mai avuto, sono due tombini. Possiamo crederci, lancio di Scirea. Il lancio è perfetto, vabbè, Graziani non ce la fa, è un vecchio, mettiamo i vecchi in campo. E c'è un'altra cosa da aggiungere, adesso pubblico Moreno. Detto Falcao. Era proprio lui che ha dato in questo momento, la palla è stata battuta da Antonioni, ha scambiato con adesso è Tardelli, questo è Paolo Rossi. Ne riconosci uno? Sì, questo qua mi sembra Piola, è lui, no, è Paolo Rossi, in effetti. Va bene, okay. Antonioni molto... scambia con Tardelli, potrebbe tirare, potrebbe farsi largo. Si fa malissimo invece, decide di farsi male. Il rumore preoccupante di ossa. Ma secondo me non si è fatto niente. Vediamo, è tutta una finta per perdere del tempo, ritirare un po' il fiato, guarda l'arbitro. Ma per piacere, sì, dai, fuori. Ha solamente una lievissima forma di emorragia cerebrale, nessun problema, quindi. Ma cosa vuoi che sia? L'arbitro è uno che ne ha visto di cotte di crude. E Paolino, attenzione, Rossi che ruba la palla a Rocca. E De Gaulle! 2-1! E ancora Paolino! E lo sapeva. Abbiamo sempre creduto in lui, abbiamo sempre difeso anche quando nessun altro lo faceva. E guardate, vabbè, Valdir Perez è un asino, diciamolo, però il gol è comunque valido. Grande Rossi, 2-1
entusiasmo alle stelle qui di fianco a me, avete sentito le campane, avete sentito trombe, trombette, ci sono molti connazionali qui sugli spalti. Esatto. Santana fissa la porta nella quale si è insaccato il secondo bolide di Paolo Rossi, 2-1 per noi, ora tocca al Brasile attaccare. È una partita veramente entusiasmante, Paolo Rossi esulta per la seconda prodezza consecutiva. E vai Pablito, stai tornando come ai vecchi tempi, questo è molto importante. Ma nessuno ne dubitava. Avete visto Junior che viene conosciuto meglio con... Fortuna di incontrare un portiere che in grandissima giornata. La palla è adesso indietro. E Paolino, attenzione, Rossi che ruba la palla a Rocca. Oh! Ed è gol! 2-1! E ancora Pablito. E lo sapeva. Abbiamo sempre creduto in lui, abbiamo sempre difeso anche quando nessun altro lo faceva. E guardate, vabbè, Valdir Perez è un asino, diciamolo, però il gol è comunque valido. Grande Rossi, 2-1, entusiasmo alle stelle qui di fianco a me, avete sentito le campane, avete sentito trombe, trombette. Ci sono molti connazionali qui sugli spalti. Esatto. Santana fissa la porta nella quale si è insaccato il secondo bolide di Paolo Rossi. A 18 anni quell'uomo nervoruto e baffuto che avete visto allacciarsi una scarpa. Ma intanto l'arbitro ha permesso ai brasiliani che approfittavano della confusione di spostare la palla. È scandalosa questa cosa. In posizione più centrale. A nulla valgono le proteste della nostra barriera e del capitano Zoff. E quindi da questa posizione centralissima Eder potrà cercare di infilare la nostra rete con una saetta da lontano. È dotato di una ottima lasagna caldissima, oltre, attenzione. Oltre che un alito pesantissimo. Una grossa carocchia, quella tirata da Eder, ma la nostra barriera ha respinto. Resistiamo all'assalto furioso del Brasile. Bel numero di Cerezo, Socrate, attenzione! Cosa ha fischiato, rigore? No, forse... Non si capisce la protesta di Zico. No, sta protestando Zico. Mostra quindi il sudore all'arbitro. Sono scene che fanno male al calcio. Cosa dice? Dice la candeggina non è più quella di una volta. Guarda le maglie come si riducono. Sono mica a palla, non mica toccato, gentile. Ma guarda la mano però, la mano galeo. No, sfiorato. Io vorrei un rallenti più appropriato. Vediamo se la regia se lo manda. Ma cosa ha fischiato l'arbitro? Attenzione, attenzione perché ho visto una mano di Gentile. Attenzione, guarda. No, in basso. Dai. E senti anche il rumore inequivocabile. Ma va, non è niente. Cioè se le maglie adesso non le fanno più resistenti come quelle che di una volta. È colpa di Gentile adesso. Questo è un altro problema però. Aia. È un altro fallo. Ma cosa allora, ha inventato? Ogni volta che hanno scagliato un pallone. Vorrei sapere cosa ha inventato l'arbitro. Ma pare che sia una nuova regola. Quando Zico cade per terra è fallo. Lui ogni tanto si siede perché è stanco e l'arbitro chiude. Va bene tenere all'Italia, però cerchiamo di essere minimamente giusti. C'erano due grossi falli ai danni di Zico, diciamo la verità. Lo sta dicendo anche Zoff. No, Zoff sta dicendo di spostare la barriera o di spostare il tiro, non ho capito. Lo scopriremo solo vivendo. Eder. Parte Eder. Aia. E si accascia a terra dolorante Tardelli. L'ha presa proprio sul faccione. Guardate l'espressione. Rossi esulta, non si sa non per si quale motivo, è impazzito. Ma sai, fa molto caldo qui a Barcellona. Soprattutto sono compagni di squadra, quindi questo anche nei club, perché è anche distanza nella Juve. Anche distanze, ma forse per quello che Rossi esultava. Tardelli pare non si lavasse i piedi da 2 o 3 anni. Bell'intervento di Luisinho, meglio conosciuto con lo pseudonimo Leandro Astoria Nasturzo de Navajo. Il tempo è scaduto, ma l'arbitro chiaramente non fischia perché sta attaccando il Brasile. Attacca sulla sinistra, c'è un fischio, no, non è dell'arbitro, è di un nostro compatriota che cercava di distrarre i brasiliani che ottengono un calcio d'angolo. Momenti interminabili di questo finale del primo tempo, siamo almeno al 47esimo e Klein deve aver ingoiato il fischietto visto che non fa segno alle squadre di scendere in spogliatoio. Ecco Bergomi, paralizzato dall'emozione e soprattutto dai suoi baffi enormi. Cross al centro. Via! Rovesciata di Zico! Via! Cabrini e Bruno Conti ancora. Bruno Conti e si va negli spogliatoi. 2-1 per l'Italia. Pubblicità. Di palla in area di rigore. Biarcovo da terra. Ci si aspettava uno schieramento a due punte dell'Anderlecht. Invece De Moos ha lasciato in panchina il giocatore Nilis e ha schierato a sorpresa lo jugoslavo Jankovic, batte Pellegrini. Colpo di testa di Grun, poi Invernizzi che invano tenta la combinazione con Vialli. Per la rimessa è pronto Servo.
spostato irregolarmente Invernizzi, gioco fermo e punizione per la Samp sulla palla per la battuta allo stesso Invernizzi. Siamo all'ottavo del primo tempo sul risultato di 0-0. Sale altissimo l'urlo Doria Doria, provenienti naturalmente in gran parte da Genova ma anche da tutte le località d'Italia. Ho trovato dei ragazzi addirittura provenienti dalla Sicilia, dalla provincia di Ragusa, molti anche i norvegesi e gli svedesi. Presente, c'è una deviazione, il colpo di testa è di Bjerkovud, sulla palla è Musonda ora, Kudjumson. Tentano la combinazione veloce i giocatori dell'Anderlecht, la spezza Carboni dandole indietro a Pellegrini. Battuta lunga, l'arresto di Koiman, Jankovic. Lungo, bello lo scatto di Van der Lindel, ma difende bene la Sampdoria. E c'è fallo forse su Vialli, lascia proseguire l'arbitro, c'è questo lungo rilancio di Musonda, Carboni controlla l'indietro e consegna il pallone ora al suo capitano e libero Pellegrini. Pari. Pellegrini. Bjerkovod. Palla fuori, rimessa della Samp. Primo piano per Tossina mentre la rimessa è effettuata verso Vialli, sul quale gioca sempre Chesci, corpo a corpo fra i due, e fallo di Chesci. Sono quattro i giocatori della Sampdoria che raggiungeranno dopo questa finale gli altri azzurri. Coverciano e sono Pagliuca, Bjerkovod, i gemelli del gol sampdoriani. Vialli e Mancini, batte Mancini, palla in area, il colpo di testa di Kuiman, Pellegrini che svirgola sul fondo. Ecco inquadrato il rientrante libero della Samp. Portiere De Wilde. Dicevo del fondo del terreno che pur apparendo sui teleschermi abbastanza buono, in realtà è caratterizzato da fondo sabbioso e parecchie gibbosità. Chesci parte il suo lancio centrale su quale c'è Van der Linden, ora Gudjonsson che ha un controllo molto efficace, chiama in avanti Fervert, ancora Gudjonsson fermato in palla laterale da Carboni. Vedete il giocatore islandese. Rimessa di Fervor. Gudjonsson. Fervor. Jankovic. E poi parte questo tiro che viene controllato senza eccessiva difficoltà da parte di Pagliuca. Tossena. Carboni, Mannini, Pari, anzi Invernizzi, parte il lancio lungo su Vialli, chiuso in palla laterale, gioca a zona la difesa dell'Anderlecht. Ci avviciniamo al quarto d'ora di gioco nel corso del primo tempo qui allo stadio Ulleri di Göteborg in Svezia, il risultato è di 0-0, ripeto, finale di Coppa delle Coppe. Samp in avanti, il colpo di testa di Marschull, la possibilità ancora per Vialli che termina a terra, non interviene l'arbitro Galler e c'è questo contrattacco dell'Anderlecht con De Grise che viene fermato da Pellegrini. Carboni. Tossena, Catanet, cambia su Invernizzi, Vialli, c'è Fervort ora su di lui, ancora Invernizzi, Mannini, Vialli, a
sfondano subito, vedete la marcatura, il tackle, giocatori belgi, Vialli protesta, stavolta l'arbitro Galler comanda il calcio di punizione, in particolare Kesci che ha già commesso parecchie irregolarità, ora è Mancini, fervor su di lui, rimessa per la Samp. L'effetto Aspari ha giocato a lungo da libero, ora torna nel suo ruolo naturale di centrocampista, parte intanto il cross di Pellegrini, c'è il colpo di testa da parte di Vialli e poi c'è una spinta in area piuttosto vistosa che l'arbitro non ritiene di dover sanzionare, insiste comunque la Samp, tocca con la punta del piede Catanet, il pallone in profondità innocuo sul portiere De Wilde. De Grise, fermato Vialli, cambia gioco, da quest'altra parte si era proposto Tossena, ma sbagliano anche i belgi ed ecco Vialli che ha quest'ottimo lancio con palla per Mancini, parte il tiro sul fondo e la Sampdoria conquista la Coppa delle Coppe regalando un prestigioso trofeo all'Italia ed entrando nell'albo d'oro di questa competizione dopo la Fiorentina che aveva vinto nel 61 battendo i Rangers, dopo il Milan che aveva vinto la sua prima Coppa delle Coppe nel 68 sull'Amburgo, lo stesso Milan che nel 73 aveva battuto il Leeds United e la Juventus che nell'84 aveva avuto la meglio sul Porto. La Sampdoria, la sua seconda consecutiva partecipazione alla finale di Coppa delle Coppe, centra l'obiettivo per la grande soddisfazione dei suoi tifosi che l'hanno seguita con passione, cuore e dedizione fino qui nella lontana Göteborg dove ha coronato il suo sogno. Ora la Sampdoria va a salutare i propri sostenitori, sono stati davvero impagabili e avremo penso l'opportunità anche di assistere alla consegna del trofeo da parte del presidente dell'UEFA Johansson.